far crescere una valida generazione STEM è la chiave di volta che può permettere a un paese come il nostro di prosperare in tanti settori che ormai sono comunque ritenuti strategici. Le materie STEM rappresentano gli argomenti chiavi di una education che guarda avanti, formare quindi figure professionali nuove che riescano a connettere competenze tecnico-scientifiche con quelle ad esempio umanistiche e relazionali. In Italia si tende sempre a catalogare. Esistono le materie STEM ed esistono le materie umanistiche, ma il sapere è unitario e l'abbiamo visto ancora in questo periodo di difficoltà. Il futuro sarà caratterizzato da un'integrazione sempre più stretta tra scienze sociali e tecnologie. Ed è proprio in momenti come quello che stiamo vivendo ora, dove il distanziamento sociale è diventato parte della nostra quotidianità, che lo studio della società e dei suoi comportamenti ha trovato attraverso la tecnologia e la matematica un canale prioritario. Le due discipline sono infatti diventate un mezzo fondamentale per analizzare da remoto la vita sociale, nelle sue caratteristiche e comportamenti. Aggiungo che la tecnologia sostituisce le singole attività, ma non i lavori. Solo il 5% delle occupazioni consistono di attività automatizzabili al 100%, ed il 60% delle occupazioni hanno almeno il 30% di attività automatizzabili. Salute è fondamentale per me prima di tutto perché cominciamo ad abbattere qualche stereotipo che è quello sulle materie STEM e l'importanza di queste discipline per tutti e per tutte e anche per la nostra società. In questo momento l'abbiamo visto tantissimo. E poi perché riusciamo a superare un'altra separazione che è quella tra scuola e azienda. Le conoscenze STEM sono prerogativa di innovazione. E quale azienda non vorrebbe avere collaboratori portati ad affrontare le sfide che l'innovazione porta con sé? Io faccio riferimento a quanto accadde a me quando frequentavo le scuole superiori e a quanto fossi confuso circa il percorso di studi da intraprendere. Stiamo parlando di anni in cui i computer non utilizzavano neppure i monitor e l'informatica era paragonabile alle storie di fantascienza. Eppure fu proprio l'incontro con un illuminato imprenditore nel ramo tessile, durante una visita in impresa organizzata dalla scuola, a condizionare il mio percorso di studi futuri. Questo imprenditore era infatti così entusiasta mentre ci descriveva l'appena acquistata macchina a controllo numerico per il disegno su stoffa che segnò per sempre il mio futuro di studi e anche quello lavorativo. Che cosa voglio dire alle ragazze? Dico alle ragazze: forza, abbiate il coraggio di credere in voi stesse, anche contro degli stereotipi, contro la famiglia e spesso anche comunque gli amici. Scommettete su voi stesse, investite sulla vostra formazione e soprattutto rompete gli schemi. Per la mia STEM immagino magari modelli matematici nuovi da applicare allo studio dei cambiamenti climatici, allo sviluppo di nuovi materiali, ad esempio a biotecnologie, ad applicazioni in campo medico e della ricerca e ad evoluzioni magari oltremodo tecnologiche e di strumenti multimediali. Abbiate perciò il coraggio di familiarizzare con le materie scientifiche, perché le aziende che sono in grado di leggere per prima e correttamente il futuro vi cercheranno.